Pronti? Via. Ok! Via. Un applauso! Bene! Sindaco, a un anno dal sisma, un anno, 13 mesi circa, finalmente riapre la zona rossa di Bondeno, un momento di sollievo per quello che era forse la frazione più duramente colpita del suo comune. Sì, senz'altro, ecco, a 13 mesi riusciamo a riaprire questa parte del nostro comune, quella di Bondeno, che era quella che ha subito maggiormente e sta ancora subendo le difficoltà di quello che è il sisma e i danni del sisma. È quindi un segno di sollievo, perché senz'altro potranno ritornare le attività commerciali all'interno di quelli che sono i loro spazi e quindi si potrà riappropriare così una parte di una comunità che senz'altro è molto legata al proprio territorio, alle proprie radici. Una comunità che presenta ancora il maggior numero di sfollati del comune di Gonzaga, ricordiamo ancora alcuni numeri che a distanza di un anno possono sembrare veramente impressionanti. Sì, senz'altro, ecco, i numeri sono ancora importanti perché dei 450 circa di Gonzaga sfollati la stragrande maggioranza è di Bondeno e quindi adesso senza andare sul numero preciso sicuramente più di 300 unità che sono ancora persone sfollate. Ecco. La riapertura della zona rossa di Bondeno coincide con, ahimè, una nuova scossa che ha seminato panico in tutta la provincia di Mantova. È un invito a far presto con la ricostruzione perché il terremoto non aspetta se si ripresenta un'altra volta. Certo, senz'altro, ecco, l'invito a far presto, come sindaci l'abbiamo richiamato più di una volta e quindi ora più che mai bisogna accelerare su questa ricostruzione, anche per le ragioni che giustamente stava dicendo.